di trascorrere ore con le lenti in testa? Ora possiamo dimenticarci i consueti tempi biblici. Con la cuffia termica possiamo ottimizzare e addirittura dimezzare i tempi di posa. Ciao e benvenuta sul mio canale. Sono Rosalia, da 10 anni al tuo fianco per far fiorire i tuoi capelli con il potere della natura. Immagina solo di poter dimezzare i tempi di posa passando da 3-4 ore a solo una o due, liberarti dagli attacchi di cervicale, se ne sei soggetta, ottenere un colore più intenso, duraturo e uniforme, trasformare l'applicazione dell'Ené in un momento di relax e benessere. Tutto questo ora è possibile grazie alla cuffia termica che personalmente utilizzo dal lontano 2017, quindi ben più di 5 anni e utilizzo sempre la stessa, mai avuto un solo problema. Perché va usata? Calore e umidità favoriscono il rilascio del pigmento vegetale, pigmento che viene rilasciato anche senza questa fonte di calore diretta, ma usufruirne velocizza il processo di rilascio in minor tempo e ti aiuta a ottenere un colore più intenso e duraturo. Se ti chiedi come va usata, ti racconto come la uso io, ma sentiti assolutamente libera di condividere con me nei commenti come la usi tu. Applico il mix tintorio come di consueto, indosso poi la cuffia da doccia e in seguito la cuffia termica. Imposto la temperatura a 45 gradi, arriva fino a 65 gradi circa, la tengo accesa per 10 minuti e se devo spostarmi poi stacco la cuffia dalla corrente e la tengo comunque in testa. Quando la testa si raffredda riattacco la cuffia e così via. In questo modo non sono obbligata a stare ferma in un unico posto. Quanto tengo in posa usando la cuffia termica? Questa è la domanda più gettonata che mi avete fatto. Questo lo decidiamo in base alla porosità del capello. I capelli più refrattari potrebbero richiedere un tempo di posa leggermente superiore e in base alla tonalità desiderata. Per esempio per i biondi le fonti di calore sono assolutamente sconsigliate. Per tonalità medio chiare si parte da 90 minuti e si diminuisce andando a tentativi. Ed estate? Beh, se la temperatura in casa è gradevole, 23-24 gradi, la cuffia termica è un'ottima alleata. Se invece fa troppo caldo, decisamente puoi farne a meno. Dove puoi acquistarla? La puoi trovare su Amazon, sincerandoti però di scegliere un modello con attacco presa europeo e marchio CE. Ti lascio il link affiliato nella didascalia del video. Esistono alternative alla cuffia termica? Esiste anche la cuffia da microonde, che però non ho ancora testato. Se per caso tu l'hai fatto, fammi sapere nei commenti. Spero di aver risposto a tutti i dubbi, fammi sapere se anche tu la usi e come ti trovi. Insieme possiamo far rendere l'Ené un'esperienza piacevole e gratificante per tutte le amanti dei capelli naturali. Quindi non esitare a lasciarmi il tuo feedback nei commenti. Prima di salutarti ti ricordo di iscriverti al canale per non perdere i prossimi contenuti.